Gentili ospiti, benvenuti. Il Festival Internazionale dell'Economia. Ladies and gentlemen. Basta inquadrare il QR code che vedete sullo schermo e compilare un rapido questionario per contribuire a progettare un'edizione ancora più ricca. Grazie. Without microphone, yeah. Buonasera a tutti, tanto grazie di essere qua. Mi scuso se fa un po' caldo, ma il nostro presidente non ha messo l'aria condizionata, come mai? Per risparmiare. Per risparmiare, oh, good. Io sono Francesco Profumo, sono il presidente della Compagnia di San Paolo, quindi sono un grande amico del collegio. E sono particolarmente contento, no, di questa serata, perché tanto siamo nella settimana del Festival Internazionale dell'Economia. Credo che tutti abbiate toccato con mano Torino in questi giorni e c'è veramente un qualche cosa di speciale. Andando per la strada io ogni tanto incontro qualcuno e mi dice: ma dove posso andare per seguire una lezione piuttosto che... Quindi insomma mi sembra che lo spirito sia quello giusto. Ci sono tanti ragazzi, tante ragazze naturalmente. E quindi questo è certamente un modo per fare cultura. In realtà il poter trasformare l'economia in un festival internazionale dell'economia non è proprio un'idea banale, perché comunque sono concetti complicati e io credo che il nostro paese abbia bisogno di più cultura economica. Quindi io sono anche molto attento a queste cose, ma credo che effettivamente i festival hanno questo tipo di possibilità, no? Di mettere persone a confronto che cercano di anche trattare argomenti difficili nella modalità più semplice possibile, in modo tale che questo possa avvenire. E allora perché abbiamo deciso di fare una sezione qua al collegio? Perché il collegio, non so quanti di voi lo sanno, nacque in un posto bellissimo, che era Moncaglieri, all'interno di un collegio storico di Torino, il collegio Moncaglieri, dove tantissimi torinesi avevano studiato, ma era molto fuori, era un ottimo centro di ricerca, ma aveva qualche tipo di difficoltà di diventare un punto di aggregazione, come noi potremmo dire oggi un think tank, che fosse a disposizione proprio di queste modalità di confronto. Da quanto il collegio è stato trasferito in questa location, che non so quanti di voi sanno, ma era la sede della Facoltà di Economia dell'Università di Torino, e noi tutti studenti la guardavamo con una certa attenzione. Io sono stato studente del Politecnico, non dell'università, però la ricordo bene e ogni tanto mi capitava anche di venire. Bene, oggi il collegio è veramente uno dei luoghi del think tank, dei think tank torinesi. Noi abbiamo qui al collegio circa 200 eventi all'anno, sono tanti, sono praticamente uno al giorno. E sono tutti di ottimo livello, sono una modalità anche per trasferire i risultati della ricerca del collegio certamente alla città, ma alle comunità scientifiche di riferimento. E allora, se provate a pensare il festival da una parte e il collegio in quanto think tank, capite il perché questa cosa ha una certa rilevanza. In aggiunta, questa sera abbiamo un evento un po' speciale, e questo evento è una lecture italiana. Questa è la 20ª edizione. La 20ª edizione. Luca Dagliano era un ottimo studente torinese che era avviato verso una carriera certamente di grandissimo valore. Purtroppo, in un incidente stradale, era giovane, aveva 24 anni, e scomparve. Quindi questa cosa ci colpì molto le persone. E ci fu questa idea, un'idea credo che ha un valore molto più rilevante di quanto possa apparire, di ricordare questo brillante ragazzo con una lecture su un tema di argomento economico, possibilmente con una grande interazione
con attività fuori dal nostro paese, perché lui aveva studiato prevalentemente in Inghilterra e quindi c'era anche questo tipo. Nel corso di questi anni sono 20, ben 20, le lecture, questa è la 20ª, e sono tutte persone che sono stati, sono professori nelle migliori università al mondo, nel settore dell'economia, qualche premio Nobel, molti di loro sono anche poi diventati associati al collegio, nel senso che poi vengono per periodi anche più lunghi e interagiscono con i nostri ricercatori, i nostri studenti. Quindi questa per noi è un evento estremamente rilevante. Questa sera naturalmente abbiamo sulla linea di quanto è stato fatto nel corso delle 19 precedenti edizioni il professor Heldman dell'Università di Harvard, che tratterà un tema di grandissima rilevanza: offshoring, reshoring e il futuro del commercio internazionale. Se mi permettete, io lascerei la parola a un grande amico del collegio, che è il professor Thierry Verdier, perché introduca il professor Heldman. Grazie, grazie a tutti e due per il vostro intervento. Thank you very much. Grazie, grazie, è veramente un piacere presentare Heldman in questa prima presentazione. È molto difficile anche perché molti di voi in questa stanza sanno già molto di lui, ma è probabilmente uno dei più importanti economisti nella letteratura economica. Se guardate il suo curriculum, vedrete che ha circa 150 pubblicazioni, 22 libri scritti da lui, e se guardate tutti gli argomenti che lui ha affrontato, vedete che essenzialmente non esiste argomento nell'economia internazionale che non sia stata toccata da lui. Ha generato passi avanti importanti, integrare novità e nuovi concetti, e poi con altre due persone nell'economia internazionale, Paul Krugman e Jean Grossman, ha di nuovo stabilito teorie che sono tuttora delle pretese miliari. Ha fondato una nuova teoria del commercio internazionale, che mostra che paesi simili in molti aspetti e continuano a scambiare uno con l'altro proprio per l'affinità, e questo è stato molto importante perché moltissimo tempo gli economisti parlavano di una teoria del vantaggio comparativo, ma allo stesso tempo vedevamo paesi che erano simili comunque effettuare scambi tra di loro. E poi con Grossman ha sviluppato la teoria della crescita e innovazione nell'economia globale, integrando nozioni di la dinamica delle R&D e così via. E poi, dopo quello, più tardi, ha dato luce, diciamo, a una nuova generazione di economisti, ha continuato a studiare nuovi aspetti dell'economia, ha cominciato a studiare l'organizzazione e i confini delle aziende internazionali, la diseguaglianza tra commercio e lavoro e molti, moltissimi altri. Questo chiaramente è moltissimo per un'unica persona, no? Possiamo andare anche oltre, perché ha lavorato anche in aree che non hanno assolutamente nulla a che vedere con l'internazionalità del commercio, e si è occupato del debito internazionale, gli equity swap,
e si è occupato soprattutto nella grande crisi degli anni Ottanta e ha studiato anche l'economia pubblica, la tassazione, gli investimenti nelle infrastrutture e recentemente ha scritto anche articoli con l'identità e la politica del commercio e soprattutto ha analizzato quello che ha studiato nel periodo Trump al commercio e ha anche studiato le cosiddette fake news e il loro impatto sulla concorrenza. E ha toccato tutto ciò che può essere comunque coinvolto e toccato dell'economia. E poi finiamo con una connessione anche con la Francia. Quando io studiavo in Francia, a Parigi, nella mia scuola di ingegneria, io studiavo ingegneria, poi ho cercato di occuparmi anche un po' di economia e uno dei miei mentori era Jean-Jacques Lafont e a quel tempo stavo studiando una teoria in particolare che era qualcosa diciamo innovativa, qualcosa che tutti gli economisti capivano, di cui parlavano, e in quel periodo le persone erano molto, molto interessate al concetto dei mercati contingenti e a tutte le varie strutture di questi mercati complessi e la fonte cercò di motivarmi a entrare entrare a essere coinvolto e cominciare a studiare l'economia e mi diede un articolo da leggere proprio scritto da Elman lo trovai estremamente interessante e si trattava di qualcosa che mi colpì talmente tanto che comunque qualcosa che riguardava l'ipotesi di una guerra e che le probabilità venivano comunque condizionate dalle azioni stesse degli attori, questo nell'articolo. E l'articolo cercava di dimostrare che c'era un equilibrio e che un equilibrio non era efficiente. Nel momento in cui io l'ho letto questo articolo non avevo capito la sottigliezza di quello che stava, di quello significava. Mi dispiace per chi non è economista, anche perché le teorie che l'articolo citava erano estremamente complicate, ma comunque in altre parole dimostrava che quando in economia si fa meglio quando c'è rischio e certezze, ma qui si trattava di rischi ed incertezze che creavano pericolo ed sono rimasto affascinato da questo articolo e mi sono reso conto di come l'economia potesse racchiudere in un ambito così, in un quadro così limitato, qualcosa come appunto il rischio e il pericolo. E quindi ed è per questo che ho iniziato a studiare economia. In un certo senso posso dire che Lafont e Elman con il suo articolo mi hanno aiutato a cambiare il mio corso di studi. E oggi parleremo di cose che sono relative comunque a questo di cui ho studiato io, cioè il rischio, la resilienza, la diversificazione, ma in un contesto molto più complicato. Che riguarda l'organizzazione delle catene globali di valore e diciamo l'implicazione nella periodo post Covid e durante la guerra con l'Ucraina. E quindi adesso passo la parola al professor Elman.
Molte grazie per la gentilissima introduzione. E quello che devo dire se vivi, che se vivi a lungo, se passi tutta la giornata in ufficio, alla fine scrivi tanto, ma non è così importante. Però per me oggi è un po', diciamo, una deviazione dalla mia, da quella che è la mia occupazione accademica, che è una cosa molto interessante, cercare di spiegare qualcosa su una scala più grande, e poi ci si può sentire un pochino più, diciamo, ci si può lasciare andare un pochino di più e prendere posizioni che normalmente nel mondo accademico non si fa. Io voglio parlare di offshoring e reshoring e il futuro del commercio internazionale, perché è in pericolo. Siamo in un periodo a rischio per quanto riguarda soprattutto il commercio internazionale. Quello che è più importante è che il rischio non è soltanto per il commercio, ma per il benessere di miliardi di persone, e che tengono vantaggio da questo sistema. Vi farò dei commenti, presenterò un'immagine, non solo giustificati dal mio lavoro accademico. Partiamo dall'inizio. C'è stata una notevole crescita dei commerci internazionali dalla Seconda Guerra Mondiale. Il rapporto tra commerci e PIL è aumentato notevolmente in questo periodo, ma il processo non è stato continuativo storicamente, perché sappiamo che abbiamo avuto due ondate di globalizzazione, quella iniziata alla fine del secolo precedente e quello che è iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale, e nel frattempo vi è stato un calo dei commerci per via di politiche commerciali adottate da vari paesi. E credo che adesso siamo in una situazione piuttosto simile. Infatti molti paesi stanno adottando politiche che possono potenzialmente danneggiare il sistema dei commerci globale. E quello che è cresciuto molto rapidamente sono stati i commerci dei prodotti manifatturieri originariamente, ma più di recente hanno accelerato anche i commerci dei servizi, che sono diventati una componente molto importante, soprattutto per quanto riguarda i servizi di business, insomma, per le aziende. E quindi, per darvi un'idea, nel 2021 le esportazioni nell'economia mondiale era pari a 22,2 trilioni di dollari, e questa più o meno è la dimensione dell'economia statunitense. Quindi si sta parlando di un fenomeno che sostanzialmente riflette l'entità dell'economia statunitense. I servizi a quel tempo valevano 5 trilioni di dollari e rappresentavano una quota molto, molto ridotta a quel tempo. Come probabilmente sapete, esportatori e importatori principali sono Cina, Stati Uniti, Germania e Giappone, e la Cina ha aumentato notevolmente rispetto agli Stati Uniti, e vi sono differenze significative nel rapporto fra esportazioni e PIL, perché i paesi più ricchi esportano di più e viceversa. Quindi questa è una tabella che mostra l'evoluzione dei commerci globali, e qui vediamo, si tiene conto della somma di esportazioni e importazioni, quindi c'è come una sorta di raddoppio dei volumi, e deriva da un paper del Fondo Monetario Internazionale con un lungo elenco di autori. Hanno iniziato negli anni 70, nel 1870, quando sono iniziati i commerci, e se andiamo a vedere all'inizio i commerci erano veramente molto ridotti a quel tempo, ma poi vediamo la prima ondata di globalizzazione fino alla prima guerra mondiale, poi vi è una riduzione rispetto al PIL, e successivamente, dopo la seconda guerra mondiale, si è verificata l'accelerazione a cui facevo accenno prima, un'accelerazione particolarmente rapida e poi iniziata negli anni 80 del 1900, e dalla crisi finanziaria vi è stato un calo, una stabilizzazione. Ma il fatto importante da notare è che, malgrado le prospettive pessimistiche che si leggono nei giornali, non c'è stato un vero e proprio collasso dei commerci, quindi
non vi è stata una crescita continua, ma vi è stata quantomeno una stabilizzazione. E poi vi è stata la crisi del Covid, c'è stato sì un calo, ma poi c'è stato un recupero. Comunque in questo momento siamo in una situazione in cui esiste un vero pericolo, il vero pericolo che ci sia un ulteriore calo in futuro, principalmente per via di politiche che determinati paesi stanno perseguendo. Senza addentrarmi in ulteriori dettagli, mi limito a invitarvi a guardare questo grafico che vi mostra sostanzialmente la correlazione tra l'apertura e la crescita. E, di fatto è una correlazione molto difficile da interpretare in un certo senso, ma comunque è evidente la conclusione che i paesi che non commerciano possono comunque non possono crescere molto rapidamente. Può accadere talvolta, ma in generale la crescita dei paesi è altamente correlata con l'intensità dei commerci. E non aggiungo altro perché non voglio addentrarmi nei dettagli, semplicemente volevo che teneste conto del fatto che il commercio è importante per il benessere degli abitanti di paesi appunto con elevati commerci. Un aspetto importante nei commerci è importante, innanzitutto i commerci degli cosiddetti input intermedi, che rappresentano più dei due terzi dei commerci a livello globale. E molta dell'evoluzione delle catene del valore globali è proprio correlata ai commerci dei cosiddetti input intermedi. Nel 2000 la Banca Mondiale ha pubblicato un report proprio dedicato a questo fenomeno in particolare. Questa tabella viene appunto da questo report che vi mostra appunto la crescita dei commerci lungo la catena del valore globale. E si può vedere il valore del prodotto che attraversa i confini più di una volta e si va a contare quanto è il valore di questi prodotti rispetto ai commerci globali. Quindi si vede che più della metà dei commerci riguarda proprio questo tipo di prodotti. Quindi naturalmente i commerci degli input intermedi sono importanti, come dicevo, vi sono anche teorie che spiegano perché questo è importante, vi sono studi empirici che dimostrano che portano a miglioramenti a livello di produttività e anche generano un aumento del prodotto nazionale lordo. E per capire quanto siano davvero integrati i vari paesi del mondo e quindi quanto sia integrato il mondo, questi sono i dati di questo report della Banca Mondiale che invita a guardare ad una bicicletta, un prodotto semplice, e si vede che sostanzialmente la sella è esportata soprattutto dai cinesi, in parte anche dall'Italia, e il telaio è esportato soprattutto dalla Cina, dal Vietnam e dall'Italia, e poi ancora vediamo i freni, Giappone, Singapore e Malesia anche. Questo per dire che basta prendere un semplice prodotto che di fatto non è neanche costituito da tanti pezzi, ma alcuni dei pezzi fondamentali vengono proprio da paesi diversi ed infine vengono montati in un'unica bicicletta in uno di questi paesi. E mi piace anche questa tabella moltissimo, che è di un report di McKinsey che va a confrontare due produttori di computer, Dell e Lenovo, e sostanzialmente qui abbiamo il numero dei fornitori cosiddetti Tier 1 e Tier 2, quindi i fornitori delle aziende di computer e i fornitori di questi stessi fornitori, e non hanno ulteriormente fatto l'analisi perché si può scendere ai fornitori, dei fornitori, dei fornitori, eccetera, eccetera. E Paul Andreessen, che è qui, ama molto spiegare queste catene che sostanzialmente sono infinite. E su questa tabella si può notare che Dell, appunto, no, scusate, Dell aveva circa 5.000 fornitori
appunto di tier 1 e tier 2 che non erano invece fornitori di Lenovo, e Lenovo ne aveva pure circa 4.000 di fornitori tier 1 e tier 2 che non erano di fornitori di Dell, per cui erano specializzati reciprocamente sulle due aziende, e vi sono alcuni fornitori in comune, circa 2.000, ma il concetto è che queste aziende hanno un numero elevato di fornitori e ad esempio sappiamo che un laptop non è un prodotto che è più complicato ormai, sì, i componenti sono complicati, ma di per sé il prodotto non è molto complicato, quindi sostanzialmente il punto è che vi è molta dipendenza dei produttori di prodotti finiti dai produttori di prodotti intermedi, i quali a loro volta dipendono da altri produttori di prodotti intermedi. Questo va a generare un sistema di commerci globale strettamente intercorrelato da cui tutti traiamo benefici. E in questa relazione della Banca Mondiale abbiamo anche questa mappa che riflette i paesi che rientrano nella catena di fornitura globale, nella supply chain globale, e possiamo vedere che ad esempio il Nord America si occupa appunto delle cosiddette attività innovative, mentre altri paesi come l'Australia hanno le cosiddette commodity limitate, eccetera. Quindi il concetto è che molte regioni del mondo di fatto sono coinvolte in queste relazioni della catena a diversi livelli innanzitutto e con diversi prodotti, con un diverso livello di complessità, di sofisticazione, e quindi si collocano in punti diversi di questa catena. Ora andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di queste catene. Sappiamo che vi sono input che si possono acquistare su mercati anonimi, ma per i prodotti sofisticati, come ad esempio i computer delle Lenovo, vi sono input, quindi componenti specializzati, e le transazioni avvengono appunto in questa supply chain. E talvolta le definiamo queste le transazioni relazionali. Ora non mi addentro nei dettagli ancora una volta perché non abbiamo molto tempo, ma sono certo che comprendiate che questo comporta relazioni molto strette tra chi acquista e chi vende, e in questo festival vi sono anche altre presentazioni su questo argomento, quindi non mi addentro nei dettagli. Comunque tutto questo è stato reso possibile dalla frammentazione della produzione, a sua volta conseguenza della rivoluzione dell'informatica. Questo è stato discusso e delineato più volte in passato. Quello che è importante è che richiede una concordanza, un matching di partner compatibili, quindi se si è produttori di pezzi intermedi occorre trovare quel partner che te li può produrre, proprio perché le specifiche possono essere molto complicate per altri produttori, quindi è necessaria congruenza fra i partner, e questo comporta costi che di solito sono elevati, e talvolta questo richiede anche investimenti su entrambi i lati per avere appunto questa collaborazione. Quello che accade spesso è che, anche se in molti casi non ci sono contratti a lungo termine, comunque la relazione fra le aziende sopravvive, quindi queste relazioni perdurano, perché se si vuole abbandonare un fornitore se ne deve trovare un altro, e questo tipo di operazione di solito è costosa. Naturalmente questo comporta anche dei rischi, perché i fornitori talvolta non sono in grado di fornire i prodotti, talvolta i pezzi non sono adeguati, ma il concetto che vorrei sottolineare in questo momento, anche se ci ritroveremo più avanti, è appunto che le aziende hanno costantemente questo rischio, quindi significa che devono sviluppare delle strategie per affrontare questo rischio, e se si cerca di migliorare queste strategie occorre capire com'è il funzionamento di queste aziende e come si può di fatto progettare un qualcosa che possa migliorare questa gestione. Penso che questo sia un punto molto importante, comunque, che affronterò anche più avanti.
Ci sono state molte perturbazioni nella supply chain, ad esempio il Covid-19 è stato uno di questi fenomeni molto, molto eclatante, ma questi fenomeni erano già presenti, ad esempio il terremoto del 2011 in Giappone, lo tsunami che avevano avuto un impatto molto negativo e poi ancora le alluvioni in Thailandia nel 2011. E questo ha avuto un impatto molto negativo sui produttori d'auto giapponesi e sono state fatte anche stime dell'impatto negativo, alcune di queste stime più affidabili di altre, ma comunque il concetto fondamentale è che un'alluvione o un terremoto in un paese hanno anche conseguenze al di fuori dei confini di quello stesso paese. E poi sono avvenuti altri shock, come se vi ricordate la Evergreen che aveva bloccato il canale di Suez nel 2021, quella grossa nave cargo, e anche la carenza di semiconduttori, ce ne siamo resi conti durante la pandemia perché a quel tempo c'è stato un allontanamento dai servizi verso i prodotti e questo ha provocato un aumento della domanda di semiconduttori, quindi e i semiconduttori sono un caso molto interessante, un esempio molto interessante, perché si può parlare anche ad esempio delle politiche degli Stati Uniti rispetto alla Cina per quanto riguarda tecnologie, ma ad esempio le politiche degli Stati Uniti erano molto diverse rispetto a quelle rispetto alla Russia negli anni 60 quando c'è stato l'avvento e lo sviluppo dei semiconduttori, quindi una politica completamente diversa. Comunque queste carenze sono ancora presenti oggi, perché ho acquistato un'auto a marzo e me l'hanno data con una sola chiave perché non avevano abbastanza chip per farmi la seconda auto, per quindi sono ancora lì che aspetto la seconda chiave dell'auto. Questi sono i tipi di piccole mancanze, di piccole cose difficili da trovare. E poi è arrivata la pandemia, naturalmente la mancanza di vari, abbiamo registrato mancanze di vari tipi di prodotti. Quindi un punto che ho già toccato e che vorrei ripetere è che comunque le attività, i business vivono con queste distorsioni, con queste disturbanze. Questo è uno studio fatto da McKinsey, molto semplice, non è stato uno studio molto piccolo, però è illustrativo perché è nel loro campione quello che vedete è che c'è un'azienda diciamo media soffre la disruption uno o due settimane ogni due anni, poi per 2-4 settimane ogni 2,8 anni, 1-2 mesi per 3,7 anni, ogni 3,7 anni. Quindi sono le disruption che le aziende registrano, non c'è nulla di insolito, naturalmente devono cercare delle soluzioni, ma queste disruption quanto costano? Sempre lo stesso studio dimostra che c'è una relazione a seconda del settore dell'economia, quindi la disruption media rappresenta il 42% degli utili netti in un periodo di 10 anni. Quindi insomma è una cosa abbastanza sostanziale, non possiamo trascurarla. In alcuni settori, vedete come ad esempio l'automotive è più del 50% e altri come ad esempio quelli del settore farmaceutico è un valore molto più limitato, però la media è 42% degli utili medi in un periodo di 10 anni. Questo costa abbastanza, le aziende non possono non tenerne conto. Quindi le politiche commerciali sono cambiate enormemente durante l'amministrazione Trump e stiamo ancora vivendo nelle conseguenze. Quindi fino al 2018 la struttura di protezione era che il prodotto finale aveva solitamente dazi più elevati rispetto ai semilavorati. Ad esempio nei paesi del G20 la differenza era il 70-75%, quindi
i dazi doganali sul prodotto finito erano il 70-75% superiore rispetto ai semi lavorati. Se abbiamo tempo, poi se avessimo avuto tempo, sarei tornato al 1960, negli anni 60, e allora ci fu la questione: era è che se si proteggono, diciamo, i semi lavorati piuttosto che prodotti finiti, e queste politiche alla fine furono abbandonate. Ma ad esempio in Australia ci sono i dazi sono di protezione, sono elevatissimi, perché loro comunque ne impongono tantissime anche sui prodotti semi lavorati. Quindi sappiamo già che dal punto di vista economico non è una cosa buona, perché ha cattive conseguenze, ma questo è quello che è successo. E quindi i dazi di Trump sono stati imposti soprattutto sui prodotti semilavorati, e quindi entro settembre 2018 l'82% di questi prodotti importati dalla Cina ne risentirono, ma soltanto il 29% erano prodotti al consumo. E con il Phase One Deal il 93% dei prodotti semilavorati venne, diciamo, coinvolto da questi dazi speciali. E quindi abbiamo iniziato ad avere un calo negli scambi commerciali. Se noi guardiamo all'evoluzione di quelli che sono stati i dazi doganali in questo periodo, vediamo che alla fine abbiamo avuto un aumento sia della tassazione dei prodotti finiti che di quelli semilavorati. E l'altro punto che è abbastanza interessante è che nel 2021 c'è stato un cambio nell'amministrazione americana. Il 20 gennaio è stato eletto il presidente Biden, e la prima cosa che ha fatto quando è entrato in carica ha emesso questo ordine esecutivo che dice che gli Stati Uniti hanno bisogno di catene di fornitura resilienti, diverse e protettive. E alla fine dice, dal documento dice, le catene di fornitura, le filiere americane rivitalizzeranno, ricostruiranno e ricreeranno la capacità produttiva interna, creando lavori. Grandi promesse, ma è una politica che si è evoluta, però curiosamente non ha toccato le tariffe doganali, i dazi doganali imposti da Trump, anzi le ha peggiorate, imponendo anche delle restrizioni alle esportazioni che hanno peggiorato la situazione rispetto a prima. Voglio discutere anche un pochino di questo, citando prendendo una parte del discorso fatto da Yellen nel 2023. Ma lei ha detto esplicitamente che le azioni del governo americano possono avvenire nella forma di controllo delle esportazioni, quindi una nuova forma di protezione. E naturalmente rivedremo con attenzione gli investimenti esteri negli Stati Uniti per la sicurezza nazionale, e questo è, diciamo, stato molto poi riportato nei documenti che hanno composto le documentazioni relativa alla politica delle pratiche commerciali estere.
e stiamo cercando, lei ha proseguito, cerchiamo di fare, stiamo facendo altri investimenti, abbiamo fatto investimenti anche nell'energia pulita con l'Inflation Reduction Act, ma non solo, anche attraverso il Chips and Science Act abbiamo protetto la produzione dei semiconduttori. E dal momento che si trattava di una legislazione è stata difficile da applicare, alla fine hanno trovato un modo per cui se si noleggia una macchina anziché comprarla non si rientra in queste nuove leggi. E questa è una cosa tipica, no? Quando si creano delle nuove leggi, le persone cercheranno di raggirarle perché si sono resi conto alla fine che di fatto non era poi un'idea così importante, così buona. E poi ha continuato dicendo che la priorità per il presidente Biden è la resilienza delle nostre filiere critiche. Recentemente si è iniziato a parlare di quello che è il friendshoring, e quindi cercando di mitigare le vulnerabilità che possono portare all'interruzione di fornitura. Per cui cosa è successo in questo periodo? E questo è un grafico interessante che mostra quante restrizioni sono state imposte al commercio delle merci, agli investimenti e ai servizi. Però vedete come i servizi sono cresciuti all'inizio, poi durante l'amministrazione Trump. Questo non è successo soltanto negli Stati Uniti, in molti altri stati. Sono valori che sono aumentati. Il passaggio diciamo importante è stato in beni e servizi, ma più recentemente vediamo anche per quanto riguarda gli investimenti. E l'altra cosa che abbiamo notato è che nelle discussioni, nelle presentazioni diciamo relative al commercio, quindi parlando di offshoring e newshoring, vedete che c'è stata una crescita molto veloce, in particolare quello che riguarda l'onshoring e il nearshoring. Recentemente abbiamo parlato anche di friendshoring. Quindi vedete qui una forma di forme di protezione diversificate. Vediamo che la discussione è come passare dal produrre in alcuni paesi, e quindi alcuni paesi significa essenzialmente la Cina, e come possiamo spostare la produzione in altri paesi. Ho già parlato, ho già detto che i dazi doganali discriminatori, soprattutto sui semilavorati, sono particolarmente dannosi, specialmente quando ci sono costi, i costi di ricerca. Gli acquirenti, i fornitori devono cercare di essere combinati lungo la filiera. Le tariffe, i dazi imposti da Trump sulla Cina hanno portato alla riallocazione delle filiere principalmente ad altri paesi, verso altri paesi asiatici a basso costo. Ma c'è stato anche un rimescolamento verso altri paesi,
sicuramente non c'è stato tanto rimescolamento e tanta ridistribuzione verso gli Stati Uniti, quindi i compratori sono sempre alla ricerca comunque di fornitori a basso costo in altri paesi. È un lavoro che ho fatto con Gene Grossman con e Redding. Abbiamo sviluppato un quadro analitico per valutare questo fenomeno. Abbiamo fornito una stima che non è molto esatta, precisa, ma è un numero, e che questo ha portato una perdita di circa il 3% degli utili nel settore manifatturiero. Un numero che cade nell'utile lordo del settore industriale. Ma quello che io trovo particolarmente interessante è che ci sono molte discussioni di cui ho già parlato, che sta continuando, di cercare di diversificare. Che cosa significa diversificare? C'è questa dissertazione di Janet Yellen, ma che lei dice che questa è la politica, cercare di convincere le aziende a diversificare verso altri paesi. Però, come abbiamo visto, le aziende sono consapevoli del livello di rischio e stanno già diversificando in qualche motivo. Ma perché il governo vuole che diversifichino di più? C'è una buona giustificazione per questo? Perché se ci fosse, diciamo, un motivo legato ai contributi, sì, essenzialmente però quello che dormente si dice in questa situazione, ci sono delle esternalità, le aziende non internalizzano, il governo dovrebbe intervenire e cercare di correggere la questione, ma se sappiamo qual è l'esternalità. Ma in questo ambito non abbiamo poi così tante conoscenze. Le nostre conoscenze, come diciamo, nostra professione economisti, è abbastanza limitata. E quindi la domanda è questa: dare consulenze, come sostenere il governo nel perseguimento di queste politiche? Per quanto ne so, molti che conosco e che conoscono l'argomento in realtà non sono consiglieri dei governi, per cui di fatto non so chi dia questi consigli ai governi, ma comunque questo è il vero problema di fatto. E l'altra grande domanda è la seguente: quindi per effetto di queste politiche, se si dovesse frammentare questa supply chain, quali sarebbero le conseguenze? Non sappiamo per certo, ma sono state fatte alcune stime, e quindi questa è una stima che è stata realizzata da alcuni economisti tedeschi che hanno valutato due possibili scenari. Uno scenario è gli Stati Uniti utilizzano solo supply chain estere, e l'altro gli Stati Uniti si ritirano soltanto dal supply chain cinesi. Quindi vedete, la prima è nero, quindi e il rosso abbiamo il fatto che appunto gli Stati Uniti si allontanano dalla Cina. Per cui se gli Stati Uniti dovessero ritirarsi completamente dalle supply chain mondiali, il Canada avrebbe un impatto notevole, perderebbe il 3,5% della sua ricchezza, poi avremo gli Stati Uniti stessi 2%, Messico, anche qui ci sarà una perdita, così come altri paesi, ma questi tre paesi sono quelli che perderanno di più. Perché? Ma perché, come sapete, rientrano nell'accordo di libero scambio
scambio del Nord America e quindi vi sono stretti i legami fra di loro. Se gli Stati Uniti avessero soltanto ritirarsi dalla Cina, dovete guardare i valori in rosso, naturalmente la più impattata sarebbe la Cina, e anche gli Stati Uniti andrebbero a perdere, molto meno gli altri, e il Messico, vedete, ha un valore notevole perché sicuramente lo spostamento che avverrebbe dalla Cina convergerebbe più spesso verso il Messico, e quindi ci sarebbe un grande vantaggio per il Messico. Ma il concetto è che, se crediamo in questi numeri, a questo punto le perdite sarebbero molto significative, e ancora una volta tutte queste stime naturalmente non sono precise, ma comunque vi è una certa metodologia di calcolo, bisogna capire qual è la metodologia naturalmente, e capire anche che c'è un intervallo di confidenza di cui tenere conto. Bene. Ebbene, quali sono le mie conclusioni da tutto quanto ho appena detto? Ma di fatto la mia visione è che l'economia mondiale si trovi di fronte a grandi rischi proprio per effetto di questo ritiro dall'ordine liberale, sostanzialmente basato sulle regole, sui regolamenti, e questo trovo che sia un rischio notevole. Probabilmente sapete che l'Organizzazione del Commercio Mondiale, il WTO, non ha funzionato molto bene recentemente, nel senso che non ha di fatto il modo per attuare le regole che già esistono, quindi vi è una necessità di una revisione del suo funzionamento, che non è l'argomento di cui tratto oggi, ma ho visto che c'è qualcuno, forse che è anche seduto là in fondo, che ne parlerà proprio di questo argomento. Ebbene, ancora l'altro aspetto di questo pericolo è anche la diffusione di politiche industriali e commerciali non coordinate. Si sente molto parlare di politiche industriali e commerciali, se queste politiche hanno dei confini limitati e servono per la sicurezza nazionale dei singoli paesi, possono funzionare, ma il problema è che non sono così sicuro che sia davvero così, nel senso che quello che potrebbe accadere è che il mondo potrebbe suddividersi in quelli che io chiamo club commerciali, con poche relazioni fra questi club, e questo porterebbe notevole danno ai paesi coinvolti. Non credo che vi sarebbero aspetti, risvolti positivi per i politici che le hanno implementati, ma quei politici non sarebbero più al potere. Ad esempio, i politici della Brexit adesso hanno tutti i costi e le conseguenze, non sono più al potere, mentre tutti gli altri devono affrontare costi e conseguenze delle loro decisioni. Vi è una sorta di retorica riguardo a queste politiche economiche che sono semplicemente volte, a quanto pare, a nascondere, a celare dei desideri protezionistici. Ad esempio, quando il Giappone è diventato molto potente e gli Stati Uniti erano preoccupati del loro potere, si è verificata una situazione simile. Quindi naturalmente ci sono tutta una serie di problematiche rispetto alla Cina, non ho tempo di parlarne, ma che vanno affrontate. Anche però è importante che non si utilizzi, non ci si rivolga al protezionismo, perché ci sono i problemi con la Cina, e anche non bisogna far collassare il sistema dei commerci globali per questa ragione, e neanche che ci sia un sistema in cui c'è il club americano o statunitense, giapponese, australiano. Questo sarebbe molto negativo per l'economia mondiale e anche per tutti coloro che sono attori all'interno dell'economia mondiale. E per riassumere sostanzialmente questo punto,
che ho appena enunciato è che la catena del valore globale potrebbe sì non essere molto efficiente, ma forse anche perché non ci sono abbastanza informazioni per ristrutturarle. Quindi gli economisti dovrebbero effettivamente cercare di individuare meglio quali potrebbero essere queste buone politiche, quindi concettualizzando innanzitutto queste politiche e condurre anche studi empirici che potrebbero dare stime che potrebbero essere utilizzate come riferimento per la creazione di queste nuove politiche. Quindi sostanzialmente stiamo un po' brancolando nel buio da questo punto di vista. Questo vale per molti paesi e credo che questa sia una realtà però purtroppo molto rischiosa. E se valutiamo le ultime stime, vediamo che questo andamento può davvero portare dei danni e quindi occorre avere delle stime migliori, ma anche un quadro operativo migliore per affrontare questi temi. E ancora l'ultimo punto, che è ovvio di fatto, è quello che occorre evitare questa frammentazione dell'economia globale in club che entrerebbero in concorrenza gli uni con gli altri anziché cooperare. Penso che sia arrivato il momento infatti di promuovere una cooperazione nella formazione delle politiche più di qualsiasi altra cosa, sia sui temi della sicurezza, dei temi delle politiche industriali e commerciali e riportare in auge il WTO, naturalmente ristrutturandolo. Grazie molte. We're going to take questions now. Bene, ora è arrivato il momento delle domande. Vorrei un commento su una cosa che ha appena accennato, perché non abbiamo solo politiche che sono state influenzate dai temi della sicurezza nazionale, ma che sono anche utilizzate come politiche estere. Gli Stati Uniti, ma anche altri paesi, hanno usato le sanzioni economiche come strumento contro altri paesi che non risultavano graditi. E quindi questo non vale solo per la Cina, ma anche la Corea, l'Iran, il Venezuela, e questo racchiude in un certo senso quello di cui ha parlato lei, vero? Sì, di fatto è così, ma non so se ci siano stime che affermino che questo sia molto pericoloso per l'economia mondiale. Sicuramente è pericoloso per questi singoli paesi e per gli Stati Uniti stessi, ma non so quale può essere di fatto l'entità di questo modo di procedere. Sicuramente le politiche commerciali sono state utilizzate come politiche estere nel corso della storia, quindi non è un qualcosa di nuovo. Quello che è nuovo è l'utilizzo aggressivo delle politiche industriali. Questo sì è un fatto nuovo, perché ci sono stati paesi in passato che lo hanno fatto, ma si tratta di Stati Uniti qui e di Europa, e questi due grandi player sulla scena mondiale stanno utilizzando politiche industriali aggressive. E dovrebbe preoccuparci questo fatto, perché dovrebbero coordinare le loro politiche molto meglio, incluse le politiche commerciali, e anche coinvolgere altri paesi e anche ristrutturare l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, quindi cambiando le regole per far fronte alle nuove sfide. Naturalmente questo è facile da dirsi, difficile da farsi, ma di fatto bisogna procedere in questo modo, altrimenti i guai possono essere sempre dietro l'angolo. Grazie Lennon per la bella lezione, è stata davvero una lezione interessante ed è fantastico averti qua nell'ambito del festival, perché vi sono anche molti altri studiosi in questa sala, quindi è veramente straordinario, quindi grazie davvero per questo. Due domande brevi: la prima è se pensi che il reshoring in qualche modo porterà a politiche più protezionistiche
Assolutamente sì. Il fatto che facciamo reshoring, quindi non dobbiamo più importare i beni intermedi, e questo genererà ancor più politiche protezionistiche. E la seconda domanda è se pensi che essenzialmente l'indebolimento dell'architettura multilaterale del WTO è iniziato con gli accordi regionali che di fatti sono aumentati molto dopo lo Euroground Round, e adesso ne abbiamo più di 350 di questi accordi regionali. Quindi pensi che siano loro questi accordi che hanno creato questi club a cui facevi riferimento, che ci sia un ritorno di questi club? Ma sì, penso che il reshoring sia semplicemente, nel senso che non è il reshoring delle aziende che l'hanno sempre fatto, ma sono politiche nazionali che incoraggiano il reshoring e che sono protezionistiche di fatto. E per quanto riguarda l'altra domanda, non so se ho un'opinione ben precisa per quanto riguarda la seconda domanda. Direi che probabilmente questo non è stato il fattore che ha innescato il problema, forse più che altro è stato il cambiamento a livello di geopolitica, perché il WTO ha alcune centinaia, non so più quante, ma sicuramente più di 400 accordi commerciali che sono stati approvati, quindi sono tanti. E questo era un po' un surrogato dei negoziati multilaterali. Dal 94 non è stato fatto molto progresso da questo punto di vista, e quindi in un certo senso è stato un sostituto e forse ha contribuito a questa tendenza, ma penso che il cambiamento nella geopolitica sia la causa principale di questo fenomeno. Ed è ovvio, la Cina è diventata molto più potente, e quindi questo accordo fra Cina e Stati Uniti è molto, porta ad una grande concorrenza non solo sugli aspetti economici, ma anche sul controllo delle regioni. Per cui di nuovo non è una cosa insolita, può accadere, ma la domanda è se sia possibile trovare un modo per risolvere questo problema con un accordo anziché con la concorrenza, con una guerra commerciale, perché una guerra commerciale può portare ad un peggioramento della situazione e anche ulteriori conseguenze che vanno ben al di là di una guerra commerciale. La guerra delle tariffe durante la prima e seconda guerra mondiale hanno portato ad una contrazione dei commerci, e quindi è possibile che si riscontrerà qualcosa di simile in questo momento, cioè questa combinazione di politiche commerciali e industriali non coordinate continua, potrebbe verificarsi questo. Abbiamo ancora due domande, una qui e una là. Una è che le persone possono aver previsto che l'Europa non sarebbe stata capace di staccarsi dalla Russia senza creare, diciamo, questo caos. E la seconda, qual è la sua visione tra la resilienza e quanto commercio dobbiamo sacrificare per la resilienza, per essere resilienti? La seconda domanda non lo so. Di nuovo, la questione primaria che le aziende l'hanno già fatto in qualche modo, e la domanda è: le aziende, i governi sono in grado di spostare le aziende in un posto più bello, migliore? Non penso dal punto di vista analitico. Naturalmente non c'è una risposta ovvia, non ci sono stime che ci possono aiutare a supportarla. Il distaccamento dell'Europa dalla Russia sia un ottimo esempio. I paesi, le società si adattano, ed è sbagliato pensare che in questo momento la dipendenza di un paese dall'altro sia in qualche modo, e che questo sarà ciò che determinerà
il risultato. I paesi si aggiustano, c'è flessibilità, questo è storicamente vero e che sarà anche vero in questo periodo e nel futuro. Ma abbiamo veramente bisogno di migliori stime di questo fenomeno? Ancora una domanda, grazie per la fantastica lezione. La mia domanda è, allora, in questo momento ci sono moltissimi nemici del commercio, della gestione del commercio, sia dalla destra che dalla sinistra, soprattutto la transizione verde. Non pensa che tutte queste concentrazioni di nemici, sia a destra che a sinistra, possono creare dei danni? Sì. Penso che sia una questione geopolitica, non è soltanto una questione economica, però la cosa interessante è che se guardiamo al servizio ad esempio come l'atteggiamento della gente, c'è sempre, se noi guardiamo ai sondaggi, in generale le persone sono sempre favorevoli alle relazioni internazionali, è diminuito il favore, ma il punto è che se noi andiamo a vedere molto più in profondità, le persone sono a favore della relazione economica internazionale, ma poi quando si va più in dettaglio si chiede quale tipo di relazione, si diventano più sensibili perché cominciano a preoccuparsi di quelle che possono essere le conseguenze per il popolo. Stephanie Stancifato aveva pensato, è molto interessante quello che lei ha scritto su questo. Ultimissima domanda grazie per la lezione, professor. La questione riguarda il reshoring, esattamente cosa pensa che in futuro gli stati si appoggeranno di più al reshoring o al nearshoring, come non so, Canada e Stati Uniti e Messico. Cos'è che è più importante, reshoring o nearshoring? Cosa sarà più importante nel futuro? Non la so, anche questa è la risposta che non conosco. Quello che posso dirle è che se mi chiede quello che il governo deciderà di fare, è che il Canada, gli Stati Uniti e il Messico hanno deciso di promuovere un certo tipo di politica, sicuramente avrà un effetto, ma diversamente però non ho risposte a queste domande. Non abbiamo stime, non abbiamo modelli. Dobbiamo tornare in ufficio, studiare e lavorare, vedere magari per più ore per cercare di capire esattamente che cosa succede. Però io non so se ce la faccio lavorare ancora di più. Magari voi ce la farete. Grazie davvero.